Comunque, a fianco alla stazione, se vedete, c'è un cratere anche lì. Ma è pieno di crateri, cioè se ti guardi... L'unica cosa comunque di cui sono contenta è che non ci abbiano toccato Boschetto. Già. Boschetto rimane lì, perfetta, intatta, nessuno l'ha toccata. Vediamo, voglio salire proprio sopra, ce la faccio? No, giù. Vabbè. Io mi sto cercando di bilanciare proprio è per farcela. Nuovo... Sì, è carino, ma poi io ho sempre preferito l'ombrello al deltaplano, è più figo. Ah, è una parte spaziale. Qua c'è una casetta che in realtà non è una casetta. Sì, la lì. Ma tu non hai capito che cavolo sto vedendo io adesso? Cioè? C'è un razzo enorme! Sì, l'ho visto, l'ho visto. Io sono entrato dall'altro lato. Ma è abnorme! Dove siete? Io sono caduta giù, ce la faccio. Oh, cavolo, cavolo! Ok? Arriva Lally. Non mi fa buildare sul razzo, quindi attento come scendi. Sì, sto facendo le scale io. Ok, ce l'ho fatta. Aiuto. Le persone comuni usano le scale, Lally. Ok, vedo il razzo. Dove cavolo? Ma quanto sei giù poi? Sì, sotto il razzo sono, alla base del razzo. Aspetta, devo tipo sfondare qua. Fortuna che ho trovato delle bendine. Che casino. Il razzo è fantastico. Cadendo ho provato a buildare. Non ti fa buildare. Aspetta, ci sono le scale, quindi io adesso dopo la caduta di Lally. No, dopo la caduta di Lally. Secondo me sì. No. No. No, non ce la permette. Fatemi vedere da dentro. Però potrebbe essere un riferimento a qualcosa di futuro. Sì, anche secondo me. Il fatto che non sia possa rompere poi è strano. Vabbè ragazzi, bellissimo. Guarda che la base qua. Sì, Fer, il problema è che Lally siamo incastrati qui sotto perché io non ho mai. Ma no. Allora, aspetta. Mi hai incastrato tu a me. Non mi posso più muovere. Ok. Allora, quindi questa è la base. E a parte che immagino ci saranno 2000 segreti, ma tanto ci pensa Reddit a scoprirli. Certo, ovviamente. Quindi non c'è problema, non c'è bisogno di esplorare troppo. Comunque però... questo piccone, Steph, è fantastico. Vero? Io me lo sono messa per provarlo e lo adoro anche io. In game, è bellissimo. Raga, ma questa location a livello di loot... Non sembra male. Non sembra male, io ho preso già un bel po' di roba. Sento una chest ma non capisco. Comunque dove. Grazie alle Crick che ci ha detto di sto posto. Grazie. E anche Filippo che ci ha detto. Sì, perché in non li abbiamo normale. Scoperti tutti ancora. Cioè c'è tanto. Cioè ogni tanto sì, ne è pieno di novità. Nuovo. Allora qua c'era un altro piano. E lì ci sono dei computer. Voglio giusto vedere se c'è qualcosa di particolare nei computer. Vediamo un attimo. Vediamo. Ok. Ci va a ridere perché tipo non so se hai visto dove sono entrato io. Cioè era una casa, capito? Una delle case sì, classiche che trovi. Sì, sì, però poi aveva il passaggio. Aveva il passaggio segreto. Lol, no, non l'ho visto io quello. E questo bello. Cos'è? Questa? E c'è... È una casa segreta dentro? Wow. Ma non ha senso. Ma ci sono cose strane, qui c'è qualcosa? Ok, c'è il continuo della base. È una casa segreta dentro. Va Lol bene. Ed è qui, risali e te ne vai. Infatti qua ci sono anche le tende, vabbè. Strabello. Bellino troppo sto figo. Posto, come l'hanno fatto, eh. E ma come si risale sopra? Con la stazione di campionati. Ah, ok. Beh, con le scale, volendo. Sono molte, però risaliamo. Volevo vedere il passaggio segreto nella casetta, ero curioso. Quindi risaliamo da qua. Ok. Secondo me c'è anche altro loot che non abbiamo preso in queste zone intermedie. Sì, probabile. Devo andare, ma sono felice di aver scoperto il vostro canale. Perché insomma, sempre un sacco di sorrisi. Grazie di tutto, continuate così. Grazie mille, grazie. 3 di bronzo per il commento carinissimo. E per che le donazioni. Gentile, bello, grazie. Ah, qui c'è una sorta di discesa a mezzo suicidio. Non buttatevi. Ok, ecco. E io volevo andare a vedere al volo la casetta. E poi possiamo okay, iniziare a giocare. Da questo lato. Che è questa qui? Sì, questa qua. Vedi, ah, lol. Ok. Ah, bellino. Simpatico. Era anche chiusa originalmente. Sì, immaginavo. Molto carino.